Suor Michela, noi siamo qui in Piazza della Resistenza con questa iniziativa per dire non si può stare in silenzio di fronte alla violenza. Il femminicidio ormai è diventato un fatto quasi quotidiano e bisogna reagire. Per reagire bisogna rendere consapevole la società. Sì, noi diciamo che prima di tutto bisogna conoscere e sapere. Ed è in questo momento in cui davvero abbiamo dei dati in cui la povertà sia relativa e la povertà assoluta stanno salendo, ci ritroviamo al fatto che anche il fatto di far sapere o di denunciare o anche solo di conoscere il fenomeno della violenza sembra quasi più difficile da fare emergere. Questo non vuol dire che non ci sia, ma forse vuol dire che a volte diamo meno spazi per la possibilità di poter uscire dai percorsi di violenza e ci diamo meno possibilità di relazioni. Diciamo che siamo ormai in prossimità di questa giornata dedicata alla donna e questa iniziativa esce un po' fuori da quelli che sono i canoni a cui ci hanno abituato, no? Celebrare la donna quasi come per dire si è raggiunto tutto. Invece se riavvolgiamo il nastro ci sono tante situazioni che sono tornate ad essere, diciamo, in qualche modo presenti nella storia della donna e sono storie che comunque fanno male. Noi abbiamo pensato di pensare all'8 marzo in modo alternativo, cioè, ma che in realtà è l'origine di quando è iniziata la festa della donna. Se ricordiamo, quando è iniziata perché i diritti delle donne e i diritti delle persone non erano riconosciuti. Quindi non è partito da un evento bello, ma è partito da un evento tragico. Allora ci sembrava in questo momento di dare voce a chi non ha voce e ci sembrava di farlo non l'8 marzo, ma esattamente prima,